Io ho paura che mi cada qualcosa in testa dall'alto. Madonna, non lo so se lo voglio fare. Ma proprio che ansia questa. Il Magic Movie Park è il cinema abbandonato della Brianza. Si trova a Mugio, un paese confinante con Monza, ed è stato costruito tra il 2001 e il 2005. Ma nel tempo si è trasformato nella casa di vandali, sbandati, drogati. Ma non solo, questo luogo è diventato teatro di scambi tra la mafia italiana e la mafia cinese. Però sono venuto a conoscenza che a fine di quest'estate verrà completamente distrutto e smantellato. E quindi ho detto, è il momento di andarci. Più che altro perché Insta360 mi ha dato la sua nuova telecamera, Instago 3. Questa ragazzi è una telecamera veramente rivoluzionaria e voi direte, ma è uguale alla Insta360 Go 2. Ma c'è una novità enorme, l'Action Pod completamente ridisegnato. Adesso il case per lei è diventato questo Action Pod. Vi faccio vedere solo una roba. Lo schermo si gira, si ruota in modo tale che vi potete filmare. Ma soprattutto dallo schermo potete settare tutta la camera e guardarvi i vostri video. Prima di andare avanti col video vi dico due o tre caratteristiche veloci che mi hanno lasciato veramente a bocca aperta. Il peso, ma lo sapevate già, 35 grammi la camera. La qualità adesso è aumentata ed è incredibile che una cosa così piccola arrivi a filmare a 2.7K per 30 frame al secondo. E adesso si può filmare finché regge la batteria, si può andare avanti. Parlando appunto di batteria, lei, solo lei, è aumentata del doppio rispetto alla Go 2. Ma la cosa incredibile è che col case potete arrivare a filmare in totale fino a 3 ore di fila, ragazzi. Capite che con lei veramente avete tutto alla portata di mano. Comunque, senza perdere tempo, adesso vi racconto cos'è successo in questa giornata in cui abbiamo deciso di esplorare appunto questo Magic Movie Park. Mamma mia, comunque raga, la comodità di staccare la camera e mettersela in un secondo. Ecco gli stupidi bambini. Torno dalla Villa Reale di Monza, adesso direzione Mugio. Come a breve dobbiamo andare in un luogo molto pericoloso. Adesso devi allenarti sul gradinetto lì. Ma ci sei? Vai. Qualche metro saresti sopravvissuto. Equilibrista, vediamolo. Osserviamolo con gli sending emojis. I'm blowing a pack of that OG. Don't be acting like you know me. And if you did, that's the OG. Dopo una buona pedalata di mezz'ora, stavamo andando a raggiungere altri due membri della nostra avventura di oggi che ci aspettavano direttamente appunto a Mugio, la città del Magic Movie Park. Buongiorno. Ieri mi hai detto la rampa è alta così. Mi sembra tanto grossa questa rampa. Mamma mia, che big jump. Oh, bello tre. E iniziamo ad andare un po' in questi campi. Abbiamo beccato subito una macchina della polizia, eh? E già lì, polizia in giro. Siamo subito detti, speriamo che non ci seguano, se no magari non ci fanno neanche entrare. Comunque ci fermiamo a questo video per controllare le mappe, siccome più o meno le indicazioni che abbiamo trovato su internet davano quel punto, ma ancora non avevamo visto niente. Allora, in realtà abbiamo guardato nelle mappe, dovrebbe essere in zona. Ah, guardalo lì, sì sì, è quello, è quello. Sì sì, è lui, è lì. Buona, andiamo. Proseguiamo e entriamo in una vera e propria giungla di piante, ma non abbiamo trovato niente che ci ostacolasse, cioè non c'erano cancelli da scavalcare, roba del genere. Tutto abbastanza liscio, infatti abbiamo semplicemente pedalato. Bravo Cesta! Valoroso guerriero davanti in prima fila. Ad un certo punto io ho visto quello che sembrava un tunnel. Ah, c'è proprio il passaggio segreto. Che buona. Dalla pedala Totti, pedala. Dalla Totti. Proseguiamo ancora un po' e finalmente ce lo troviamo davanti. La primissima cosa da fare quando siamo arrivati è stata distribuire le luci che mi ero portato, proprio perché in questi luoghi di solito sì, c'è luce, ma ci sono anche tante stanze buie. Quella piccola per lo gnomo. Già che c'ero, ho dato al buon cestino il medaglione per incoronarlo re di Roma. Il segno del potere, la medaglietta. Il nuovo medaglione, che tra l'altro è molto particolare perché la corda non ce l'avete più in giro, ma si può arrotolare nel medaglione stesso in modo tale che scompaia. Ah, questo qui tra l'altro è uno spessore che devi metterti dentro e serve perché così ti rimane inclinata in avanti, okay, e punta giusto.
cavaliere, metti dentro. Politica. Facciamo la prova veloce. Devi prenderla. Prendi, attacca. Opla! Opla! Chiaramente la cosa comodissima della Insta360 Go 3, ragazzi, è che essendo magnetica e con il medaglione, in questo caso io gliel'ho passata a cesta, ma voi potete avere la telecamera qua sopra, toglierla e mettervela sul petto in un secondo. Già qui rischiamo di bucare 700.000 volte. La prima cosa che notiamo è che chiaramente il posto è pieno zeppo di vetri rotti. Raga, ci siamo. L'atmosfera, ragazzi, era abbastanza spettrale. Fa un certo effetto. Ma più che altro sta in piedi sta roba. Cioè, io, a me la cosa che mi inquieta di più è... Entrando nell'edificio, la primissima cosa che si nota è questo mega salone gigantesco. Che ansia con l'acqua però, raga. Prima cosa che abbiamo deciso di esplorare chiaramente era il piano terra, il piano in cui ci trovavamo. Dire che è sicuro sto posto è un parolone, perché se entra così tanta acqua... Abbiamo iniziato a esplorare un po' tutte le stanze che ci trovavamo davanti. Chiaramente tutte molto inquietanti. Ad un certo punto abbiamo trovato anche un buco in un pavimento, in un piatto doccia, e il buco sotto era profondissimo, chiaramente perché arrivava al piano di sotto. Piano di sotto? No, è il piano di sotto. Sì. È il piano di sotto. Qua ci sono altre sale. Lasciate ogni speranza voi che entrate. Ma proprio che ansia questo. Il posto poi, ragazzi, era pieno, pieno zeppo di infiltrazioni. Quanta cazzo di acqua è entrata lì? Comunque, dopo aver esplorato questo piano terra, decidiamo di salire al primo piano. Allora, saliamo? Scaliamo mobili? No, dai, sto giro non lo usiamo. Chiaramente, noi siamo entrati in questo luogo con l'obiettivo anche di andarci in bici. Per fortuna, al secondo piano sembrava molto più pulito, anche per terra c'erano meno vetri. Oh, però qui magari si riesce ad andare. Cioè, a farsi un giro in bici riusciamo. Andava giù di lì. Minchia, che ansia, raga. Mi sembra ogni volta che giro lo sguardo, mi sembra di vedere tipo una persona in piedi da qualche parte. Ah, fermo, 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 fermo. Aspetta. Oh, che cazzo! A few moments later. Rapito da Francesco Totti. Vediamo sta scalinatina. Tra l'altro, io fino a quel momento avevo usato la telecamera con livello di stabilizzazione 1. Quando l'ho messa sul telaio ho deciso di mettere la massima stabilizzazione. E infatti, raga, anche se la bici effettivamente andava sugli scalini, quindi ci sono un sacco di vibrazioni, la ripresa è venuta perfettamente. Adesso, ragazzi, proviamo ad attaccare la Go 3 al supporto. Lo mettiamo sul carro, però vedete, la forma non è fatta chiaramente per questa cosa, ma noi ci proviamo lo stesso. La cosa comoda è che sganciate la telecamerina col pulsante dal case e veramente con un tocco l'attaccate direttamente al supporto. Ve la inclinate come volete qua. E da... Il case funziona da comando remoto e quindi io posso tranquillamente vedere cosa sto inquadrando. Il carro, diciamo che è troppo piccolo questo tubo per il supporto, in realtà l'ho attaccata al telaio. Però vabbè, almeno abbiamo una seconda inquadratura. Piano. Durante la giornata, utilizzandola effettivamente, mi sono accorto che la cosa più figa di tutte però è effettivamente l'attacco che hanno creato. Sia fisicamente ha dei gancini che ti permettono di non perderla mai, ma la cosa più bella è che voi semplicemente cliccando i pulsanti staccate l'attacco, e se volete prendete solo la Go 3 e la attaccate al posto dell'action pod. Entro nella sala, vado. Chiaramente la nostra curiosità principale era capire cosa avevamo attorno, quindi siamo entrati nelle stanze che c'erano al primo piano, che abbiamo scoperto essere tutte sale da cinema. Tutto completamente allagato. Quando siamo entrati nella prima sala ci siamo trovati davanti a un'immagine incredibile. È bruciata, zio. Completamente bruciata, ragazzi. Tutto completamente bruciato e devastato. Cioè, guardate i sedili gremati. Guardate. Stavamo cercando un po' a destra e a sinistra finché, raga, è successa una cosa totalmente inaspettata. Io ho paura che mi cada qualcosa in testa dall'alto. L'unica paura che ho è quella. Piccione, porca che cazzo che mi ha fatto prendere. Chiaramente non potevamo tirarci indietro, abbiamo trovato una sala messa meglio e perché no, un bel giro in bici ce lo siamo fatti. Cinema abbandonato, adesso facciamo la nostra prima scalinata in una sala bruciata. Va bene, zio, giù a cannone.
avessimo abbandonato avresti mai detto di andare in bici. Mamma mia, ansia. Voglio puntarla più in alto la torcia, zio, vedere la mia ruota e basta. Niente. Ci mancava solo una cosa da raggiungere, il tetto. Nel video di Riccardo Dose io avevo notato che loro avevano trovato questa scala esterna di ferro molto alta che li portava sul tetto. No, lì buco 100%, ci sono fuori le viti. Quindi ci siamo messi ancora una volta a esplorare. Entriamo poi in questa stanza che è veramente piena di fango. Praticamente il soffitto è crollato e noi camminavamo sopra il soffitto per evitare di mettere i piedi nel fango. Qua fango dappertutto, madonna. Usciamo all'esterno e finalmente ci troviamo davanti questa scala immensa. Eccola! Madonna, questa è alta! In fretta e furia siamo saliti e siamo arrivati sul tetto. Occio! Nei video che avevo trovato su internet il tetto era veramente un bank perfetto, cioè una salita dove si potevano fare dei trick. E però raga, quando poi ci siamo effettivamente arrivati... Madonna! No, non so se voglio sgheppare. Le mie idee sono cambiate. Non lo so se lo voglio fare. Porca puttana. Ma anche tanta velocità comunque. No, è troppo... Nazi. Troppo nazi, non ci voglio dire. Non lo so raga, io in quel momento ero veramente indeciso. Perché dal vero è stata totalmente diversa. Ho detto, forse rischio troppo. Cioè pensavo fosse un pochino più piccolo di gap. Visti così, cioè, a parte l'altezza, ma la lunghezza comunque sarà un quasi 4 metri. Non so se me la voglio rischiare così la vita. Però raga, non lo so, mi tentava quel gap. Sta di fatto che all'inizio io lo guardavo dalla parte sbagliata, nel senso che questi tetti erano leggermente sfalsati di altezza e io lo guardavo dalla parte più bassa alla parte più alta. Mamma mia, non sapete quanto sono tentato a provarlo, Però guarda, con poca rincorsa andiamo giù. È altino, Il problema è che non è che puoi provare un attimo a saltare. Decido comunque di voler andare a guardarlo dall'altra parte, cosa non facile perché per raggiungere l'altro tetto siamo dovuti passare sotto dei condotti, strisciare di qua di là. I militari, figa. Mi hanno passato la bici dall'alto in modo tale che io potessi effettivamente fare due o tre prove di velocità. Grazie. Ma tanto lo capisco subito se è fattibile pedalando un attimo così. In quel momento ho capito che era possibile farlo. Dai, lo faccio. Lo faccio, vai. Siccome adesso appunto c'è lo stunt, userò esclusivamente lei, Cata, chiaramente al suo supporto. Madonna, che ansia di merda, oh! Adesso non ho pedalato forte, cioè facilissimo. Il video non renderà un cazzo, veramente è nazi. Vi prego, non imitatelo mai in nessun modo. Questa cosa è stata rischiosissima. Non fate nulla del genere perché è comunque un attimo sbagliare e per una stupidata del genere cadere e morire non ha senso. Ragazzi, dopo circa un buon 2 ore e mezzo che eravamo qui, siamo riusciti dal Magic Movie Park. L'ansia è passata. Ci siamo tolti questo peso. Raga, grazie di aver visto il video. Ricordatevi che in descrizione c'è il link per la Insta360 Go 3 che ho utilizzato per tutto il video. E, cioè, non so se avete notato, tutto il video con solo lei. Mi raccomando, per favore, utilizzate i link che trovate in descrizione, non andate a cercarla voi. Così io guadagno sempre un qualcosina se voi acquistate dai miei link. Iscrivetevi se non l'avete ancora fatto. Ci vediamo al prossimo video. Bella!